la mia esperienza diretta all'interno del Consiglio di Amministrazione del GAL Luoghi del Mito è un'esperienza assolutamente positiva. Io credo che questa esperienza vada utilizzata, vada rilanciata nel prossimo futuro e vada a braccetto con quelle che sono le progetti che noi nel settore turistico stiamo mettendo in piedi. In questo momento abbiamo necessità di riguardare la strategia, abbiamo un piano Puglia 365 che va attualizzato, va aggiornato per quello che è successo in questi 2 anni e anche per, diciamo, le spinte forti che vengono dal mercato. Una tra queste è la ricercata e maggiore richiesta di turismo sostenibile, di esperienze che si possono vivere nella ruralità, dai frantoi ai forni, dalle esperienze nelle campagne, la raccolta delle olive piuttosto che l'enogastronomia legata ai prodotti caseari. E quindi tutto questo è importante, ha un valore turistico sicuramente rilevante, dobbiamo fare in modo che diventi un valore e che si possa fare un lavoro intersettoriale, perché abbiamo bisogno di progetti che siano condivisi e che guardino al futuro della Puglia, anche ripensando l'organizzazione turistica territoriale. Questa è una sfida dei prossimi mesi, dovremo riguardare la strategia anche da questo punto di vista, perché dobbiamo costruire delle destinazioni turistiche che abbiano la forza di continuare a organizzare e integrare i servizi e di promuoversi bene sui mercati nazionali e internazionali.